Movieland, il parco italiano dedicato al cinema. L'avventura comincia da qui. Siamo in compagnia di Fabio Amicabile. Lui è il CEO di Movieland e non solo, vero Fabio? Sì, sì, assolutamente. Beh, qui siamo esattamente a Movieland, ha detto bene, infatti. È un parco che, diciamo, nasce quasi 20 anni fa. Infatti l'anno prossimo abbiamo un grandissimo evento che sono proprio i 20 anni di questo parco, che dovete sapere appartiene a una famiglia, la famiglia Amicabile, dove mio padre nel lontano 65 iniziò la sua attività qui sul lago di Garda, sviluppando il primo parco acquatico che è Caneva, e dà il nome a Caneva World Resort. E allora ti faccio subito una curiosità, ecco. Ti chiedo subito una curiosità, cosa c'era qui? Abbiamo visitato spesso gli Stati Uniti proprio perché là sono, come dire, la musa ispiratrice di questo settore del divertimento, e gli Universal Studios e Disney Studios o MGM Studios mi hanno sempre ispirato nel portare in Italia un esempio di parco ispirato al mondo dei film. L'abbiamo fatto, abbiamo iniziato 19 anni fa, come oggi, proprio qui, esattamente qui, stavamo scavando, diciamo, le prime fondamenta 19 anni fa, e l'anno prossimo avremo i 20 anni di un parco che, diciamo, è in continua espansione, e quest'anno tra l'altro ci ha dato una soddisfazione veramente importante in termini di gradimento da parte del pubblico e di visitatori. Chi viene qua a Movieland che cosa assolutamente non può mancare di fare? Quali sono le attrazioni che tu consigli? Allora, il nostro slogan è luci, camera, azione, no? Che è un po' tipico di questo mondo, perché chi entra attraverso il portale di Movieland entra in uno studio cinematografico e quindi viene chiamato ad essere una comparsa, no? Che può trovarsi su dei set dove stiamo girando delle scene di alcuni film o simuliamo delle scene. Queste attrazioni, per esempio, abbiamo Magma, un'attrazione che compie 20 anni l'anno prossimo ed è ispirata ad un viaggio su un mezzo militare. E attraverso un terremoto, poi si cade in un lago, ci sono fiammate, cioè quindi l'emozione, l'adrenalina è alla padrona. Poi abbiamo un'attrazione bellissima per le famiglie che si fa attraverso delle jeep in un ambiente alla Jurassic Park, noi la chiamiamo Pangea, e i nostri, diciamo, visitatori possono salire su delle jeep senza rotaia e viaggiare in una valle piena di dinosauri con una storia, e i bambini affidati vi vanno giù di testa. Poi abbiamo un'attrazione che si chiama Kit Superjet, un motoscafo che viaggia su un piccolo laghetto artificiale per una missione da 3 minuti e mezzo piena di adrenalina. E poi abbiamo tantissimi spettacoli, punti ristoro, quindi il parco diventa contenitore di eventi, ecco. E allora, caro Fabio, quante persone lavorano qui? E noi solitamente impieghiamo intorno alle 400 persone nei due parchi, e dovremo l'anno prossimo salire. Guarda, io la cosa che, stando cerchi, qua cerchi con lavoro? Te, no, sto cercando lavoro? Assolutamente sì, perché qui è fantastico. Ma quello che traspare da questa intervista è proprio la passione che ci metti. Non è un semplice lavoro per te, questo si capisce, ma è qualcosa che proprio ti piace e lo fai veramente con grande passione. Guarda, quando fai questo lavoro ti deve piacere, è lì la differenza. Siamo qui sul lago, siamo una famiglia, vi aspettiamo veramente numerosi perché abbiamo tantissimo da offrire e, diciamo, possiamo regalare una giornata spensierata con spettacoli, attrazioni all'aria aperta. Perché non sceglierci, ecco. E allora, dopo questa fantastica spiegazione, è anche un onore, un piacere. Grazie. Perché vedere comunque una realtà italiana, una famiglia italiana che l'impegno che ci ha messo ha realizzato veramente, possiamo dirlo, un piccolo impero qua sul lago di Garda, e non ci resta che rimanere qua con noi per visitare questo fantastico parco, Movieland. Luci, camera, azione. Luci, camera, azione. Ciao. E in compagnia di Boeing Luke da Movieland, Andrea Evans per TG Evans.